Allora, ben trovati, un incontro al quale non si può non partecipare. Secondo me l'abbiamo voluto intitolare La vita succede, antropologia della restanza. Restanza è un sostantivo che abbiamo decisamente rubato a Vito Teti, spero che voi lo conosciate, se non lo conoscete cercate di fare la sua conoscenza leggendo i suoi libri. È un antropologo calabrese che ha scritto appunto tra i tanti anche un libro pubblicato da Einaudi, molto breve ma molto denso, intitolato La restanza, che racconta di come i paesi delle aree interne d'Italia, del sud in particolare, vengano abbandonati, ma di come ci siano delle persone che vogliono continuare ad abitarli, a farli vivere, e stabiliscono appunto con i luoghi un sentimento che è l'esatto opposto della nostalgia che ha nei confronti del paese natale lasciato, chi se ne va, chi emigra, chi va da un'altra parte. Per declinare il tema abbiamo due ospiti, come è stato detto. Long Lit Boon, il suo libro nel 2017 è stato un caso internazionale, ebbi la fortuna di conoscerla l'anno che uscì in Italia, qualche anno fa. La pubblica la casa editrice Iperborea per il motivo particolare, perché come sapete Iperborea è specializzata nella letteratura del Nord Europa. La nostra ospite è un'antropologa di origini malesi, ma sposò un norvegese e andò a vivere ad Oslo. E accanto a me c'è, forse è la persona che quest'anno ho presentato più volte, esatto, Matteo Bibianchi, direttore editoriale a casa editrice Accento, talent scout tra i più stimati d'Italia, che ha scritto un libro, un romanzo davvero notevole che ci ha emozionato sin dalla sua uscita, ma a mio parere meritava molto di più dell'essere semplicemente nominato lo Strega, che quest'anno rappresentava ben poco, perché eravate forse 80 nominati. Insomma, secondo me, insomma, nella cinquina ci poteva tranquillamente stare, ed è La vita di chi resta. Sono due libri che raccontano appunto il sentimento della restanza, di chi resta, come si affronta un dolore in due declinazioni completamente diverse. Allora, per dovere di ospitalità, io comincerei dalla nostra ospite più lontana, che saluto. Il tuo libro narra di due percorsi, uno esteriore, nel regno di quegli strani esseri che sono i funghi. Nessuno sa di preciso che cosa siano i funghi, e all'interno di quella comunità accogliente che sono non tanto i micologi, che magari hanno un tratto da scienziato un po' supponente, ma proprio i cercatori di funghi, le comunità di cercatori di funghi. E l'altro invece è un percorso decisamente interiore, ed è quello che la nostra ospite chiama l'errare nei campi del lutto. È un'espressione bellissima che trovate nelle prime pagine del libro e rende il contenuto dello stesso. Vuoi raccontarci, Long, che periodo è stato per te il periodo del lutto? Come avvenne? Di che tipo di dolore stiamo parlando? Yes. First, thank you very much for inviting me, and I'm so sorry that I could not fly into Torino, but I'm very happy to be with you here, all of you, today.
Allora, certamente con piacere, prima di tutto però ci tengo a ringraziarvi per essere qui e mi scuso tantissimo perché avrei tanto voluto stare a Torino con voi, ma con questo sciopero degli aerei non ce l'ho proprio fatta. Yes, you're right about describing my book. It is a book about two journeys, and the death of my husband was sudden. So we had been together since I was 18 years old, and so after 32 years of being together, one day he went to work and he did not come home, and so it was a very sudden death for him and for all of us who were left behind. Ed effettivamente quello che dicevi poco fa riguardo a questi due percorsi appunto che si sviluppano nel libro è vero, e tutto ha inizio appunto con la morte di mio marito, una morte improvvisa, inattesa, perché io l'ho conosciuto più o meno, eravamo assieme da quando io avevo 18 anni, siamo stati insieme 32 anni e poi un giorno lui è andato al lavoro e non è più tornato. E quindi è stato, come dire, un cambiamento repentino e profondo, non solo per lui, ma per tutti quelli che sono restati, appunto, che restano. C'era quella strana situazione nella quale tu, Long, eri calata, che ti vedeva contrapporre costantemente il dolore molto privato, molto personale per la morte di tuo marito, a quello che ti andavano ripetendo le persone che ti stavano intorno, che la sua era stata la miglior morte possibile, che non aveva sofferto e che questo quasi doveva bastarti. Ce la racconti un po' come ti sentivi quando ti facevano questa obiezione? Era la prima cosa che ti dicevano. Well, it was the doctor who said this. In a way, I suppose, in order to comfort me. However, I just, the whole of me just protested very, you know, very loudly, because this is not my definition of a good death. And I write in the book about how I define a good death. Because, you know, I mean, there are good deaths too. There are good ways to die, and this was not it. And so that's why in the book, I have this chapter when I write about how I lost my husband, and I call it the second best death. Because the best death, you have time to say goodbye, the person who is dying, the person who are being left behind, you know. So at least a couple of things about how I would define a good death. Sì, effettivamente questo mi è stato detto in particolare dai medici, e pensavano forse di confortarmi un po' in questo momento di tristezza, però io non ero molto d'accordo, anzi al contrario, ci tenevo a proclamare il fatto che per me non era proprio una buona morte, non ero tanto d'accordo su questa faccenda per niente, che ci sono dei modi di morire che, questa morte è stata fantastica, ma questa non era proprio il tipo di morte che mi veniva alla mente, ed effettivamente di questo appunto che parlo nel libro, e parlo appunto del fatto che c'è proprio un capitolo che si chiama La seconda morte migliore possibile, perché la prima, secondo me, il modo migliore per morire è il modo che ti permette di avere un po' di tempo per prepararti tu, che muori, per preparare le persone attorno a te, insomma avere il tempo di dirsi addio. Quindi appunto per quanto mi riguarda in questa parte del libro parlo anche di come si possa morire bene, per così dire. Matteo, questi due libri sono stati accostati non soltanto per il tema, ma per il fatto che tu sei stato probabilmente uno dei principali estimatori della Via del Bosco. Sì, io ci tengo a dire che sono devastato all'idea che lei non è qui, perché questo è uno dei miei libri preferiti e avrei voluto, la cito nel mio romanzo, avrei voluto tanto incontrarla.
La tua storia rispetto a quella di Long è completamente diversa. Soltanto forse il dolore è arrivato improvviso perché non te lo aspettavi di quella portata. Vuoi, esattamente come ha fatto Long, raccontare questa storia? Sì, il mio libro parla di un tema che è ancora oggi assolutamente tabù, come quello del suicidio, e quando dico tabù intendo dire proprio che è qualcosa di cui si parla davvero molto poco in televisione, sui giornali, è come se si trattasse di un tema che vogliamo dimenticare o vogliamo nascondere. Io ho scritto questo libro in quanto io sono sopravvissuto, cioè sono sopravvissuto alla morte di quello che allora era il mio compagno, che avevo lasciato da pochi mesi, e questo succedeva 24 anni fa, e io ho aspettato 22 anni prima di decidere di scrivere questo libro, perché nel frattempo pensavo che cioè all'epoca io cercavo dei libri che parlassero di questo argomento e non ne trovavo, e mi dicevo, beh, prima o poi uscirà qualcosa del genere. Invece continuavano a passare gli anni e questi libri non uscivano. Alla fine mi sono deciso a scriverlo io, perché mi sentivo proprio una responsabilità, avendo vissuto l'esperienza di chi sopravvive a un suicidio, sapendo l'inferno che questa cosa scatena in chi rimane, io mi sentivo in dovere, in quanto scrittore, di raccontare questa esperienza, di dare le parole a chi queste parole non le aveva, perché per me come lettore è sempre stata salvifica la lettura dei libri. Cioè io quando trovavo le cose che stavo vivendo raccontate in un libro, specialmente nella narrativa, nei romanzi, avevo un forte potere nei miei confronti, mi faceva sentire meno solo, mi faceva sentire capito, mi faceva sentire che c'era una comunità di persone che queste cose le avevano vissute. Ecco, non trovarsi rispecchiato nei libri è inquietante. È veramente inquietante, e io ci tengo sempre a specificare questa cosa. Sembra strano dire non si parla di suicidio in letteratura, se ne parla tantissimo, ci sono tantissimi romanzi che citano il suicidio, ma se ci pensate, ma anche le serie TV e anche i film, ma ditene uno che è su quel tema. È molto difficile trovare un libro che sia o una serie che sia esattamente su quel tema, e quando anche succede si parla della persona che compie il suicidio, ma di chi c'è intorno, di quello che devono subire, non si parla mai. E scrivendo questo libro io persino ho fatto questa scoperta inquietante, che non esiste un protocollo medico-scientifico per seguire e accompagnare le persone che hanno subito questa perdita. Vuol dire che pure la scienza non se ne vuole occupare, e io trovo che tutto questo sia spaventoso. Anche a livello statistico, pensate, Matteo lo viene a sapere suo malgrado, sembra ci siano 8 persone che sono collegate direttamente ad un suicida, quindi è un fenomeno di proporzioni colossali. Sì, perché investe in maniera diretta tutte le persone che sono coinvolte, e in maniera indiretta, non so, colleghi di lavoro, compagni di classe, cioè è veramente una specie di tsunami che colpisce tanti. E proprio perché statisticamente è una, cioè si muore di più di suicidio che di guerra nel mondo. E pensate quanto si parla di guerra. Cioè fate dei confronti mentali a me quello che inquieta è la sproporzione fra il silenzio e il tema. Io non dico se ne parla poco, non se ne parla mai. Io ho delle esperienze, io avevo delle interviste fissate con i telegiornali che l'hanno cancellate quando hanno saputo di cosa parlava il libro, per darvi la dimensione. Quando dico non se ne parla vuol dire che non se ne vuole parlare, e quindi per me è stato proprio come un po' squarciare un velo con questo libro, e infatti io ho avuto una reazione enorme, spropositata. Non avete idea della quantità di messaggi, di mail, di contatti social che ricevo, di gente che dice: per la prima volta io leggo in un libro quello che mi è successo. Ed è una specie di, come dire, di fiumana di messaggi che io devo gestire, ma lo sapevo che qualcosa, non immaginavo di questa portata, però sapevo, perché io sapevo, avendolo vissuto, che stavo veramente toccando un nervo completamente scoperto. E il refrain nel tuo caso non era
avuto la miglior morte possibile, ma lascia quella casa, vattene via da lì. Sì. Appunto, come nel caso di Long Lit Woon, tutte le dicevano consolati perché ha avuto la miglior morte possibile. Dal momento che invece questo suicidio è avvenuto nella casa che noi condividevamo, tutti mi dicevano vai via da quella casa, come se allontanarmi da questa casa avrebbe potuto allontanarmi dalla tragedia che stavo vivendo, e mi sembrava un suggerimento insensato. Io ero precipitato in un incubo e sentivo la necessità di affrontare l'incubo direttamente, non di fuggire. Io sapevo benissimo che avrei potuto trasferirmi in Cina e non avrebbe cambiato nulla per me, e quindi questa insistenza che avevano tutti, io la trovavo anche un po' tenera, nel senso che cercavano di aiutarmi senza sapere minimamente come fare. Long, tu scrivi, è una frase veramente che continua a lavorarmi dentro dopo averla letta a distanza di anni, che la perdita di un amato, non voglio sbagliarla quindi la leggo, è un dolore che macina lento e che si prende tutto il tempo che gli serve. Questa cosa ha un decorso comunque irregolare, varia da persona a persona. Come ti trattavano i tuoi amici, i tuoi familiari? Ti sei sentita trattata come una cosa fragile che poteva rompersi da un momento all'altro? Era il modo giusto di trattarti? Well, first I just want to say I was very moved by what Matteo told about his book, and I agree that, you know, yes, suicide is, you know, there's all this taboo around it. So for us who are behind, left behind, you know, what society expects of you, right? What society thinks you should be doing, you know, moving from the house, or you should be getting along with your life. And basically, they are not able, not because of ill intentions or ill will, they are not able to help, well, in my case, to help me, because I needed time and I had to do things at my own pace. And I felt that, you know, everyone around me did not give me that space and the time. And so I write also in the book about how grieving, mourning is a luxury that I want for myself, you know, and I was going to take it, whatever everyone around me thought. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che ho molto apprezzato quello che hai detto appunto, Matteo, riguardo al tuo libro, e che sono assolutamente d'accordo sul fatto che il suicidio resti ancora oggi un tabù. Per quanto riguarda appunto le persone che restano quando succede qualcosa del genere, c'è una dinamica, in sostanza la società, le persone attorno a noi si aspettano che chi resta si comporti in un certo modo. E non so, ad esempio, chi ti dice lascia quella casa, chi ti dice devi continuare a vivere, e ovviamente queste cose non è che le fanno in cattiva fede, non è che la gente lo fa per darti fastidio, per carità, assolutamente no. Pensano di aiutarti, ma nel mio caso non mi hanno aiutato per niente, perché io avevo bisogno di tempo, io avevo bisogno di fare, di seguire il mio ritmo nel mio processo appunto di elaborazione del lutto. E quindi avevo bisogno di chiedere alle persone: datemi il mio tempo, datemi il mio spazio, perché, e questo lo dico anche nel libro, il fatto di potersi prendere il tempo del lutto è un lusso, e che io però, a cui io non volevo rinunciare assolutamente, tant'è che appunto ho detto, ma io intendo proprio prendermelo questo tempo se voi non volete darmelo. Tu, Matteo, hai attribuito alla tua restanza in quei vostri luoghi un significato particolare? Pensavi ti rafforzasse, è stata lenitiva? Allora, io lo racconto nel libro. In quei momenti
subito dopo la tragedia sei estremamente vulnerabile, chiaramente sei distrutto, io ero incapace quasi di pensare, però ho sempre sentito fin dall'inizio come una convinzione molto forte il fatto, come diceva anche Long, il fatto di dover affrontare questa situazione con i miei tempi e in modo diretto, cioè il fatto di, credo che questo l'abbia sperimentato chiunque, no? Quando perdi una persona, a volte ti basta passare, in una strada che avete fatto insieme, entrare in un bar dove stavate, e tutto ti ricorda quella persona. Quindi io sapevo in un modo o nell'altro, anzi al contrario, io sapevo, non volevo allontanarmi da questi luoghi perché rivivere queste cose, affrontare queste cose direttamente era un modo, che in qualche modo mi portava appunto a fare i conti con questo dolore, con cui comunque dovevo fare i conti, che potevo evitare tutto questo. E quindi non era tanto lenitivo, ma era sicuramente un modo non ipocrita, ecco, di affrontare questo dolore. Del resto era come aver ricevuto un pugno in piena faccia, cioè non potevo fingere di non averlo ricevuto, e a questo punto dovevo solo medicarlo in un modo o nell'altro, e così ho fatto. Ripeto, in questo caso specifico io mi sentivo profondamente solo, perché io credo che solo chi ha vissuto un'esperienza del genere riesce a capire il tipo di dolore che tu stai vivendo. Perché io faccio sempre questo esempio: quando hai una perdita di una persona cara, anche improvvisa, è un dolore lancinante. Io mi sono ritrovato tantissimo nel libro di Long proprio nel modo in cui lei racconta, no, il processo di affrontare il dolore, riconoscere la perdita così enorme di questa persona che avevi a fianco. Ma nel caso purtroppo del suicidio, cioè quando questa morte è volontaria, a chi rimane un sentimento che non è puro come il sentimento del dolore della perdita, ma un sentimento molto sporco, molto confuso, perché tu hai allo stesso tempo i sensi di colpa, i rimpensamenti, se avessi fatto, se avessi detto, se avessi capito, eccetera, eccetera. Hai sensi di rabbia, di odio, quella persona allo stesso tempo hai un senso d'amore disperato, cioè è tutto insieme. E tu ti senti pazzo a volte, perché dici: come possono convivere in me dei sentimenti così contrastanti? E in questo senso per gli altri è difficile da capire, perché è un sentimento talmente confuso, talmente, come dire, che ne racchiude così tanti altri insieme, che chi non l'ha vissuto difficilmente riesce a immedesimarsi. C'è Long che annuiva più volte mentre tu parlavi, lo dico soprattutto per te che magari non riuscivi a seguirla. Volevo chiedere ad entrambi: avete avuto anche dei cambiamenti fisici di un qualche tipo dopo il dolore, dopo la perdita? Well, definitely, the phase that we are talking about right now, I mean, if you're going to simplify this whole business about grieving, there's the acute phase where, you know, it can be 1 week, 1 month, 1 year. It's so different for all of us when we are in acute grief. And what I mean by it is just like when this person whom you have lost is the only thing you think about 24/7. You are paralyzed. You can't do really anything else. And then, of course, that's the period that comes after that. But of course, during this period of acute grief, most people, and definitely me, you know, you cannot sleep, you cannot eat. And when you cannot sleep and you cannot eat, you are actually, you know, you are just a shadow of yourself. So definitely, that was a physical change.
Allora, se devo pensare a un cambiamento fisico, pensiamo a quelle che sono in sostanza anche le fasi del lutto, no? E se vogliamo ridurle proprio all'osso, c'è una fase acuta e poi quella che segue, che magari possiamo scomporre a loro volta. Ma parliamo di questa fase acuta, in cui questa perdita ti attanaglia 24 ore su 24, non riesci a pensare a nient'altro, è quasi paralizzante questo senso di perdita, e può durare una settimana, un mese, un anno, e poi appunto dopo un po' uno riesce a elaborare, quindi le cose cambiano. Ma in questa fase, ad esempio nella fase acuta, nel mio caso, io non riuscivo a mangiare, non riuscivo a dormire, e quindi in sostanza quello che succede è che c'è una conseguenza molto fisica per chi resta, nel senso che diventi l'ombra di te stesso, direi. Anch'io mangiavo poco e sono dimagrito, ma in più io ho avuto questa cosa che mi si sono imbiancate le tempie da un giorno all'altro, ed è una caratteristica di famiglia, perché anche mio padre ha questa cosa, però lui l'ha avuta a 60 anni e io prima dei 40, quindi credo che questo, l'effetto tricologico sia direttamente collegato insomma a questo evento. Long, tu scrivi nel libro che la morte è un assoluto, che o si è morti o si è vivi, non ci sono assolutamente vie di mezzo, è qualcosa che accomuna tutti gli esseri viventi, funghi compresi probabilmente. In Malesia, il tuo paese di origine, sono i congiunti a preparare la salma del defunto, un modo per dare addio e per prendersi cura fisicamente un'ultima volta. Che significato viene attribuito a questo rito in Malesia, in Oriente? È comune a molti paesi dell'Oriente in generale, a molte culture dell'Oriente in generale, e se anche tu hai voluto seguirlo? Yes, I did it here in Norway, and that was maybe the most difficult part of the whole funeral for me, because it was very clear that my husband was dead. So even though I saw him dead, it's difficult to believe it. You know, it's difficult to you're still hoping for some kind of crazy miracle. But when I had to dress him and he was dead, then I really knew that he was dead. And I mean, I'm an anthropologist. It's difficult to talk about the reason why people have rituals and rites, but it definitely had a very good function. And the function which I got to experience of all these rituals and rites was that everybody knows them, so I don't have to, remind people that I'm grieving. So, for example, I write in the book about how, you know, every 7 days for 7 weeks, so the seventh day in 7 weeks, you know, we'll have a little ceremony, and then after 100 days, and then after 1 year, and after 2 years, and after 3 years. So everybody knows this. So when you invite people, they come and they know why you are there. However, in Norway, where everything is over, when the funeral is over, then you are still grieving, but nobody, you know, maybe people forget that you're grieving. But if you have these rituals, then it's a kind of reminder to everybody. So I don't have to tell everybody, hey, I'm still grieving. Sì, effettivamente io ho un po' importato appunto questa, se vogliamo, questo rituale, anche se appunto vivevo in Norvegia, e devo dire che forse è stata la parte più difficile di pianificare il funerale appunto di mio marito, perché è stato forse il momento in cui mi sono dovuta rendere conto che era proprio morto mio marito, perché magari quando perdi qualcuno è talmente difficile da credere che questa persona sia morta, che magari pensi che possa accadere un miracolo, magicamente qualcosa possa succedere, però poi se devi vestirlo, tuo marito, ed è morto, ti rendi conto che è proprio morto.
E ora io non so perché, quali siano le motivazioni che hanno portato a definire questi rituali nello specifico, però posso dire che funzionano e che hanno uno scopo ben preciso, nel senso che alla fine permettono a tutti di vivere la, se vogliamo, quasi la stessa esperienza, insomma lungo lo stesso percorso, l'esperienza appunto del lutto. Non devi essere tu che ricordi agli altri costantemente: guarda che sono in lutto perché è morto questo, quella. Ecco. Perché? Perché in base a questi rituali ci sono i 7 giorni, poi ci sono le 7 settimane, poi c'è il 7° giorno per 7 settimane, poi ad esempio ci sono delle piccole cerimonie, insomma, in base a questi riti che vengono celebrate appunto in memoria del defunto, e poi i 100 giorni dalla morte, poi l'anno, i 2 anni e via discorrendo. E perché questa cosa è utile? Perché tutti sanno che cosa sta succedendo, tutti sanno che 100 giorni dopo ci troviamo per questa cerimonia perché mio marito è morto, e quindi tutti si ricordano che io ho perso mio marito e quindi che sono ancora magari in questa fase di lutto. E in Norvegia invece devo dire non c'è tanto questa tradizione, ed è un po' un peccato, perché finito il funerale non dico che la gente si dimentica che hai perso qualcuno, però è come se fossi io a dover ricordare agli altri: guarda che è morto qualcuno, guarda che sono ancora in lutto. Ecco, è diverso. Io nel commento questa cosa, io nel libro lo dico a un certo punto. Nell'agenzia dove lavoravo, un giorno una mia collega mi ha detto: ma come sei magro, ma che dieta hai fatto, ti invidio tantissimo. Io ho detto: guarda, credimi, non invidi la dieta che ho fatto io. E lei improvvisamente ha detto: oddio, scusami, non mi ero dimenticata. Però per me è normale che gli altri si possano dimenticare, io non potevo. Senti, Matteo, tu come hai vissuto il momento dei funerali del tuo compagno? Nel senso che è una cosa un po' spinosa, perché 24 anni fa, oltretutto, una relazione omosessuale era ancora meno accettata probabilmente di oggi, quindi... Sì, io ho vissuto questo strano funerale nel quale nessuno mi aveva riconosciuto un ruolo, e il mio ex compagno aveva una moglie, un figlio, erano separati da diversi anni, ma al funerale in prima fila c'erano la famiglia, l'ex moglie e il figlio, e io per tutti ero nessuno, cioè io ero una persona in una fila qualsiasi la chiesa. Però devo dire la verità, che questa è una cosa che io ho messo nel libro, che ho raccontato perché mi sembrava giusto raccontare che nel mio caso, oltre al dolore personale, c'era anche questa specie di cancellazione pubblica. Però devo dirvi la verità, all'epoca stavo così male che io quasi me ne fregavo di sta cosa, nel senso non me ne fregava niente, ma sì che ero in prima fila, in 15ª, ero disperato uguale. Però era un passaggio, mi sembrava importante riportare, perché il mio libro è fatto di frammenti. I capitoli sono brevi, brevissimi, a volte di 3 righe soltanto, e sono tanti flash che non hanno neanche un ordine cronologico preciso. Tanto è vero che quando io ho consegnato il libro a Mondadori ho detto alla mia editora: adesso mi dici se si capisce, perché nella mia testa si capisce tutto, ma non so se per un lettore questo è comprensibile. Invece lei mi ha detto: sì, si capisce tutto lo stesso, non so come hai fatto. Però appunto è composto da tanti flash, e questi flash possono riguardare il giorno della morte, i giorni seguenti, l'anno dopo, 10 anni dopo, è come se fosse un percorso, no? Un percorso fatto di tante piccole tappe, e una delle tappe era questa, era una delle tappe fondamentali, e diciamo che il riconoscimento pubblico a volte ti può essere utile, in questo caso a me è stato negato. Ci tengo a dirlo, ma ve lo dico dal profondo, paradossalmente anche 2 libri che vi dimostrano che è possibile farcela, entrambi, quindi rischiarano, pur partendo da un'oscurità profondissima, e che
ce la dice lunga su quanto sia necessario comunque parlare, parlarsi, ritrovarsi, condividere esperienze, comunicare. Nel tuo caso, Long, che cos'è che ha ridato senso alla tua vita? Ah, mushrooms, of course. And it was, it doesn't have to be mushrooms for everybody. So maybe you might want to start collecting stamps or, I don't know, doing something. But of course, when my husband died, I thought that I would never be happy again. And by chance, I started, you know, learning about mushrooms, picking mushrooms. And very quickly in the course, I experienced joy. And that was incredible. I mean, it was like, you know, there's this mushroom and it's almost like this light is shining on the mushroom and I am sort of filled with joy. And when everything is dark and something is lit up, I do not know where this mushroom path is taking me, but this is the only thing I have. So I just followed this mushroom path, and it led me out of my pain. And I think what we're talking about, this thing, recognition of pain, that is the thing that is difficult for other people who are around us. That is the thing that we need, no matter what circumstances the person whom we have lost died. We need recognition for our pain. And when people ignore it or don't want to talk about it, or because maybe they're trying to protect you, it doesn't help. It didn't help me. I wanted them to talk about, you know, my pain. But it's painful for people, and people are not used to it. So some people whom I expected a lot from, you know, couldn't give me what I needed. But I have forgiven everybody. Mm-hmm. It's okay. E cos'è che ha dato un senso alla mia vita? I funghi, cari miei. Perché, allora, adesso a parte gli scherzi, i funghi hanno funzionato per me, poi se per voi funzionano i francobolli va bene lo stesso, non sto dicendo che i funghi siano la via, però devo dire che effettivamente quando è morto mio marito io ho pensato basta, la mia vita è finita, non avrò mai più nessun tipo di gioia nella mia vita, assolutamente no. E poi sono arrivati i funghi, ho cominciato a scoprire i funghi, a imparare tante cose sui funghi, a andare a raccoglierli i funghi ed è stata una gioia. E se vogliamo è stata una cosa assolutamente incredibile, era come se ci fosse una luce che scendeva dal cielo e pam, cioè nell'oscurità illuminava il fungo e per me quello era una fonte di gioia assolutamente inattesa eppure molto, molto importante perché era una via che mi si apriva in questo momento così difficile e io non avevo ben idea dove sarei andata a finire seguendo questa strada dei funghi, però mi sono fidata proprio in base a questa gioia e quindi ho cominciato un po' alla volta a seguirla la via dei funghi perché era l'unica cosa che avevo in quel momento, no? Per cercare di uscire da quella situazione e seguendo appunto la via dei funghi sono riuscita a i funghi mi hanno portato insomma la salvezza da questo dolore, perché c'è un'altra cosa da dire, cioè il fatto di avere il riconoscimento del proprio dolore da parte degli altri. Secondo me, nella mia esperienza, questa è una cosa molto importante perché gli altri talvolta si trovano un po' in difficoltà a gestire il tuo dolore che hai perso qualcuno e magari tendono ad ignorare il tuo dolore, a non parlare del tuo dolore, pensando magari di aiutarti. Ma io devo dire che nel mio caso questa cosa non mi ha aiutato per niente e io volevo parlare di questo mio dolore ed è forse un modo che le persone hanno perché di gestire questa situazione che è difficile perché è dolorosa, perché non sei abituato, non sai bene come muoverti e quindi diciamo che tanta gente con me insomma non è che si sia comportata in maniera molto molto, come dire, costruttiva, non che mi abbia aiutato tanto, però li ho perdonati tutti.
Allora, io voglio commentare questo intanto perché io ho sempre veramente sentito un legame molto forte col libro di Long. Io ne parlo, che ne parlo praticamente in ogni presentazione, io parlo del suo libro. E sei uno a cui i funghi non piacciono. Io odio i funghi, diglielo. Però per me è stato veramente illuminante leggere quel libro, perché mi sono riconosciuto tanto, e voglio dire questa cosa: io quando ho scritto il mio romanzo gli avevo dato un titolo che nel file del mio computer è ancora quello lì, se andate a controllare, si chiamava Il dolore di chi resta, perché io volevo, e nel libro ho cercato di essere anche spietato nei confronti del dolore, cioè ho raccontato delle cose imbarazzantissime che ho fatto, di cui mi dovrei vergognare, ma perché secondo me quando tu stai male fai delle cose anche tremende. E volevo raccontare questo dolore, che, come dicevo prima, è un dolore molto complicato, con dei sentimenti molto contrastanti tra loro. Volevo cercare di raccontarli tutti. Ho raccontato anche delle cose assurde, sono andato dalle sensitive, io non credo ai sensitivi, le ho provate tutte in quel momento. Però poi, quando è stato il momento di consegnare il libro, ho avuto un ripensamento e ho capito che Il dolore di chi resta non era il titolo giusto. Infatti, proprio il giorno prima di consegnarlo l'ho chiamato La vita di chi resta, che è invece un titolo molto più adatto secondo me, perché da quel momento in poi ti rimane tutta una vita da affrontare e parti dal dolore ma arrivi da un'altra parte. E per me era importante segnalare fin dal titolo questo percorso, ed è la stessa cosa che fa Long nel suo libro, perché l'incontro con i funghi, che vuol dire con una passione nuova rispetto a quello che tu hai vissuto fino a quel momento lì, che è un sostanzialmente per lei aver incontrato i funghi e aver visto in faccia il futuro per la prima volta, dopo, in un momento in cui non riusciva a vedere neanche il presente quasi. E allora secondo me è questo che unisce i nostri due libri, cioè che si tratta di percorsi che partono dal dolore, che partono dal lutto ma arrivano da un'altra parte. E come diceva lei, non è una ricetta, non è che appassionatevi di funghi e starete tutti bene, non è quello. Ognuno deve trovare il proprio percorso, che è diverso per tutti, però è importante sapere che c'è, è importante sapere che anche nel momento più drammatico, più doloroso, ha senso pensare al futuro. I primi mesi non sarà neanche possibile pensarlo. Io nel libro dico, io sapevo di essere in un tunnel, non vedevo la luce alla fine, ma immaginavo che ci fosse una luce a un certo punto, e quindi andavo avanti, andavo dritto nel buio pensando prima o poi arriverà questa luce. Per Long sono stati i funghi, per me è stato altro, però per me è importante, nel momento in cui racconto questo dolore, racconto anche cosa c'è oltre. E devo dire che siamo di fronte, nel caso del libro di Long, ad una di quelle situazioni in quali la materia di interesse dell'autore, dell'autrice, non è la tua. Prendo Pirsig, l'arte della manutenzione della motocicletta, non te ne è mai interessato niente in motociclette, però ci cadi dentro con tutte le scarpe e via dicendo. Io ho toccato con mano l'entusiasmo di Long per i funghi, perché organizziamo una presentazione alla presenza di un micologo che aveva portato un cesto di funghi impressionante, e lei praticamente l'abbiamo distratta, cioè non era più concentrata su di noi, era concentrata su questi strani tipi di funghi dei boschi del Trentino, che non aveva mai visto, che le ricordavano qualcosa che aveva visto un giorno in Norvegia. Ci puoi dire, perché non si può prescindere da questo elemento di curiosità nel tuo libro, una cosa che tutti dovremmo sapere rispetto ai funghi? Well, only eat what you know is safe. Mangiate solo quello che conoscete, è l'unica via per mantenere la salvezza. Grazie. A me ha stupito molto che tu, siamo tutti portati ad attribuire al fungo delle dimensioni piuttosto modeste, invece nel libro tu scrivi addirittura che il più grande organismo vivente al mondo è un fungo che si trova in Oregon,
che non so quanto è largo, una cosa smisurata, non so quanti chilometri quadrati, è così, quindi in realtà il fungo ha dimensioni che noi non riusciamo ad immaginare, è taumaturgico e anche molto altro. Yeah, of course, in the doing the research for the book, you know, I found a lot of fun facts about mushrooms. So, yes, and now I've forgotten how big this thing in or this mushroom in Oregon is, but it's like many football fields, you know. That's because it's underneath, you know. It's underneath. You cannot see. You cannot see the mushroom. Allora, devo dire che sì, effettivamente quando ho scritto questo libro mi sono lanciata in una ricerca che mi ha portato a scoprire un sacco di quelli che si chiamano i fun fact, no? I fatti strani su, forse non tutti sanno che questo tipo appunto di informazioni curiose, ed effettivamente è vero, c'è questo fungo in Oregon che essendo negli Stati Uniti, il paragone là lo fanno con i campi da football, noi lo faremo con i campi da calcio magari, ed è grosso, diversi campi da football, ma non lo vedi. Perché cresce sottoterra, ma esiste. Matteo, vorrei che raccontassi un attimo un argomento che il tuo libro non lambisce ma prende di petto, ovvero la gestione del tuo personale senso di colpa rispetto a quello che era successo, perché tu hai ricevuto un messaggio che diceva una certa cosa. Immagino che nella tua testa tu ti sei fatto quella domanda mille volte: cosa sarebbe successo se? Sì, questo credo che sia l'eredità più pesante con cui deve avere a che fare chi sopravvive a un suicidio, ed è la cosa che mi ripetono di più le persone che mi scrivono proprio quasi ossessivamente, dicendo: ma la settimana prima stava male, io non me ne sono accorto, oppure una volta mi aveva detto questa cosa, io pensavo che fosse un lamento generico, cioè, perché poi hai quasi la sensazione, no, di ritornare indietro, di rianalizzare tutto alla luce di questo fatto. Ti sembra che sia pieno di epifanie il tuo passato, pieno di segnali, pieno... io sono arrivato alla conclusione che quando affronti un dolore del genere affronti anche il tema della tua finitezza, della tua mortalità, cioè il fatto che non siamo onnipotenti, che non abbiamo la possibilità di salvare le persone che vorremmo salvare, che sai, nel mio caso specifico lui aveva annunciato più volte che l'avrebbe fatto, ma nessuno credeva a questa cosa. Io l'avevo detto anche ai suoi familiari, mi dicevano: figurati, lo fa per impressionarti, lo fa per esagerare. E la letteratura scientifica in questo senso dichiara che chi annuncia il proprio suicidio raramente ha intenzione di farlo, quindi era esattamente il contrario. Nel suo caso specifico invece è successo, quindi è difficile gestire l'idea, lui l'aveva detto e non gli abbiamo creduto. Cioè, io credo che fare i conti con questo, come dicevo, significa anche fare i conti su un sacco di altre cose. E, a un certo punto, come dico nel libro, tu devi arrivare al momento dell'accettazione, del perdono nei confronti di te stesso. Io dico che questa è una scelta che non ho fatto io, questa è una scelta che ho subito, ma a un certo punto ho smesso di lottare contro questa scelta. Ok, accetto, l'hai fatto, ti odio perché l'hai fatto, ma allo stesso tempo ti amo ancora, e quindi va bene, smetto di lottare contro questa cosa, accetto questa scelta che non è mia e diventa una parte della mia vita adesso. Cioè, io dico che questo è come una sorta di ferita, no? di cicatrice che hai sul tuo corpo, non puoi far finta che non ci sia per tutta la vita, no, continuerai a convivere con questa cicatrice, ma a un certo punto diventa parte del tuo corpo, non ti sembra più un corpo estraneo, è parte della tua esperienza, e per quanto terribile è veramente parte della tua vita, e comincia a convivere con questa cosa anche serenamente. Io
ho aspettato 22 anni prima di scrivere questo libro, ma non perché non sapessi che cosa scrivere, ma per questo. Cioè, io dicevo, ma sarò in grado di andare a parlare della cosa più tremenda della mia vita avanti a 100 persone disconosciute? Perché pubblicare un libro significa questa cosa qui. Significa che di colpo non è più la tua storia, ma diventa una storia condivisa da migliaia di persone. E io sapevo che era importante farlo. Non sapevo se avrei retto questa... Poi io, mentre lo stavo scrivendo, mi svegliavo di notte. Sudato, spaventato, dicendo cosa stai facendo, fermati, non puoi fare una cosa del genere. Poi quando l'ho finito, quando l'ho consegnato, è come se avessi fatto una specie di switch mentale e dicevo ok, sono pronto, adesso lo faccio. All'inizio avevo preso poche presentazioni perché non sapevo come le avrei rette. Quando ho capito che ho cominciato che le leggevo, ne ho prese centinaia, forse esagerato nel senso contrario, perché adesso mi trovo a parlare di morte 3 giorni a settimana come minimo, parlo più di quello di Madonna e delle altre cose di cui si parla di solito, però ecco, credo proprio che questo aspetto, parlarne, sia importante. Io, Long diceva, no, la gente non sa come parlare di te di dolore, non sa come rispettare il tuo lutto, non sa come affrontare il lutto, preferisce dimenticarselo, preferisce... io ricevo delle lettere, oppure incontro delle persone che mi dicono delle cose incredibili. Cioè, non so, una donna è venuta a me l'altro giorno, mi ha detto, mio marito è morto suicida un anno fa, tu sei la prima persona con cui io ne parlo. La prima persona con cui ne parlo. Una donna si alza durante una presentazione e mi dice, mia sorella ha vissuto la stessa situazione, suo figlio si è suicidato, io e lei non ne abbiamo mai parlato. Come fai a non parlare di questa cosa con tua sorella? Un'altra, una donna mi ha scritto, ho letto un'intervista sul Corriere della Sera che parlavi del tuo libro, ed ero vicino a mio marito, ho dovuto chiudere il giornale perché lui non vedesse, poi sono andata di nascosto a leggermi il tuo libro e mi racconta che lei è sposata con quest'uomo da 3 anni, lui viene da un matrimonio precedente, nel matrimonio precedente è morto sua figlia e loro di questa cosa non hanno mai parlato. Tu sei sposata con una persona che ha vissuto una tragedia del genere e non ne hai mai parlato. Quando io dico che di questa cosa non si parla, intendo dire non si parla. Non è che se ne parla poco, e la gente non sa come parlare di questa cosa. E io vi invito proprio a riflettere su questo, perché pensate anche alle grandi emergenze o le tragedie, pensate a quanto si parla di cancro, pensate a quanto si parla di disturbi alimentari. Cioè, il fatto di parlare, di vedere dei dibattiti televisivi, di leggere sui giornali, ti permette di avere le parole con cui affrontare questo tema. Ma se tu non senti mai nessuno che parla di questo, come fai ad avere le parole? Se non ti sei mai confrontato con un tema, come fai ad avere le parole per farlo? Non so quanta gente mi ha chiesto in questi mesi, è successo a mio fratello, è successo a mio amico, è successo a mio collega, che cosa devo fare? E io ripeto a tutti la stessa cosa, non dovete neanche parlare, ascoltateli. Lasciate che siano loro a parlare, perché non li fa parlare nessuno. E ascoltare non è difficile. Se non hai le parole, almeno hai le orecchie. Usa quelle. È veramente banale, però è di grande conforto. Cioè, immaginate di avere qualcosa di cui nessuno vuole parlare con voi. Vuol dire che raddoppia, moltiplica il tuo dolore, il tuo disagio, questa cosa. E quindi per me questo è un aspetto fondamentale di questo libro, il fatto che scatena discussione, il fatto che permette di parlarne in questo pubblico, tanto è vero che a volte si creano delle situazioni quasi difficili da gestire. Mi è successo più di una volta che qualcuno si alzasse dicendo è successa la stessa cosa a me e parte come un fiume in piena, inarginabile, ma perché è la prima volta che può farlo. È la prima volta che si sente in un ambiente sicuro in cui per la prima volta quello che ha da dire non sconvolge più di quel tanto. E allora io capisco queste persone. Arrivo a dire fermati, parliamone dopo io e te, perché non posso che gestire tutto un uditorio che ascolta le tue cose. Però capisco benissimo questa cosa.
Long, un'ultima domanda. Da antropologa sospesa tra due culture, Oriente e Occidente, rispetto al suicidio, si comportano alla stessa maniera, che tu sappia? I haven't thought a lot about this, but I think the answer is yes. I mean, suicide, I think it's taboo everywhere. And as Matteo was saying, it is in addition to the loss and the pain, you have this very maybe automatic guilt, you know. However, I think the difficult thing with suicide is to respect the choice, because it's a conscious choice of the person who died. And so there's nothing you can do, because in a way you do not have to feel guilty at all, because this is such a conscious choice that they would make sure that you are not there. You cannot help them. But of course I understand that the normal reaction, or what could have done, could I have stopped it, because it's painful, and then you think, oh, how could we have avoided this? But you cannot, because it's a conscious choice of the person who died. So just think about your pain, don't think about your guilt. Allora, devo confessare che su questo non ci avevo mai riflettuto, e mi verrebbe da dire però che effettivamente il suicidio sia un tabù sia nella cultura occidentale che in quella orientale, ovunque. E Matteo, devo dire che appunto effettivamente la cosa che mi colpisce molto è che forse è più difficile da gestire, proprio il fatto che oltre al dolore della perdita, oltre appunto al lutto, c'è anche questo senso di colpa che forse scatta quasi in maniera automatica, no? Però penso che forse la cosa più difficile da fare sia cercare in qualche modo di accettare, di rispettare il fatto che questa è stata una scelta deliberata di qualcuno, cioè che tu non avresti potuto farci niente, non importa quello che pensi adesso, ma non dovresti, secondo me, sentirti in colpa quando qualcuno appunto si suicida, perché tu non avresti potuto impedirlo. È stata una scelta ragionata, ponderata, consapevole. È ovvio, e lo capisco assolutamente, che soprattutto quando vivi bene con una persona cominci a pensare, ma magari avrei potuto fare questo, se avessi fatto quell'altra cosa, questo sì. Però in realtà, secondo me, non è così. Non avresti potuto fare niente, perché quella persona ha fatto una scelta deliberata. E secondo me, quindi, anziché concentrarsi su questo senso di colpa, è meglio concentrarsi sul proprio dolore. Dille che sono d'accordo al 100%. I agree 100%. Io volevo chiudere questo nostro incontro densissimo con gli autori di questi due libri davvero unici, leggendovi, cominciando paradossalmente dall'inizio, leggendovi in un caso la dedica del libro e la citazione in esergo, e nell'altro invece semplicemente la poesia di esergo. Inizio da La via del bosco, una storia di lutto, funghi e rinascita, di Long Lit Woon. Piano intorno alla barca, piano come stelle quando la terra è spenta e le parole degli uomini, i pensieri brancolanti e i sogni cadono dimenticati. Poso i remi negli scalmi, li abbasso e li alzo. Ascolto. Il mesto sciacquio di gocce nel mare cementa il silenzio. Piano, verso un altro sole, dirigo la barca nella nebbia, il fitto nulla della vita, e remo, remo, di Kolbein Falkheid. Nel caso di La vita di chi resta, di Matteo Bibianchi, una dedica ai sopravvissuti, e una citazione di John Waters.
quando la cosa peggiore che potrebbe succederti ti accade, allora tendo ad esserti amico. Grazie. Grazie. Io ci tenevo. Io ci tenevo a dire una cosa, che tutti i discorsi che abbiamo fatto sul suicidio non l'ho specificato prima, ma non riguardano l'Italia, riguardano il mondo, cioè questa situazione è uguale in tutto il mondo. Io sono molto contento perché il libro uscirà in un sacco di paesi nel mondo, inclusi gli Stati Uniti, incluso il Giappone, incluso la Corea, paesi molto difficili in genere da raggiungere per un libro italiano, ma è la prova di quanto ci sia bisogno di una narrazione del genere dappertutto. E di Along, quando esce in inglese, glielo mando. Grazie, grazie anche al lavoro dell'interprete, è stata bravissima. Grazie, grazie a tutti. Matteo è a disposizione per gli autografi del libro. E grazie, Long. Peccato non averti qua con noi.